Cari amici, buongiorno. Siamo ancora nel nostro orto e oggi vogliamo mostrarvi un angolo del nostro orto dove abbiamo messo a dimora delle piantine. Vedete, è un problema. Quando c'è molta pioggia, l'erba non buona cresce facilmente. Basta un po' di sole che subito cresce. E vi faccio vedere che ci sono delle piante veramente infestanti. Vedete queste piante qui che sono anche fastidiose a prendere perché pungono. Ecco, e basta che si lascia una pianta che poi colonizzano tutto il terreno. Ecco, noi voglio pulire, no? questa zona dove abbiamo piantato il basilico. Il basilico è, diciamo che abbiamo avuto una grande fortuna nel nostro orto l'anno scorso perché abbiamo prodotto tanto buon basilico che il nostro bravo cuoco ha saputo sistemare e fare tanto tanto pesto. E quindi dobbiamo togliere tutte queste erbe cattive e fare sì che le piante buone, che qui sono il basilico, vedete, sono delle piantine piccole ancora. E a fianco al basilico abbiamo messo i pomodori. I pomodori, vi devo dire che incominciano a reagire a questa situazione di pioggia abbondante. Con questo po' di sole penso che riusciranno già a riprendere la loro crescita. Ecco, quindi diciamo che ci serve ora soprattutto un buon lavoro di pazienza a togliere tutta l'erba che può crescere intorno e poi soprattutto anche a smuovere un po' il terreno. Più che fare dappertutto, insomma, muovere il terreno, mettere un poco di concime vicino alle piantine e poi smuovere la terra, zappettare. Questo è il lavoro che si fa in questo periodo. Noi ci auguriamo di avere a disposizione un po' di tempo buono, quindi diciamo che esca un po' di sole e soprattutto poi la buona volontà e anche, ce lo auguriamo, l'aiuto di qualche altra persona di buona volontà che ci dà una mano. Ecco, qui ancora abbiamo delle piantine di pomodoro. Ci allontaniamo un poco, ci spostiamo un poco più avanti e possiamo vedere che abbiamo messo anche, sempre a dimora, delle piantine di zucche, le zucchine, vedete? Ecco che stanno crescendo anche queste. Noi vogliamo curarle perché possiamo avere tanto bene per la nostra salute e anche poi un domani farvi vedere i frutti che vengono su da queste piante. Ecco, vi auguriamo ogni bene per oggi e anche per il resto di questa settimana. Ci risentiamo e ci rivediamo presto. Buona giornata a tutti voi.